come si fa a non essere qui a festeggiare gli 80 anni di Luciano Pensante? Una colonna della distribuzione automatica, la storia del vending, tu sei la storia del vending. Dai, non esageriamo, dai. 50 anni di vending con Ristora. 8 di altro. Di altro precedentemente. Sì. Sei un pilastro della distribuzione automatica. Sì. Vieni qui, vieni con me, io ti trasciro da quest'altra parte, piano piano. No, 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 ce ne andiamo dall'altra parte, perché io ho il gran desiderio di mostrare agli amici di Vending TV tutto il tuo splendore, ovvero lo splendore di tutto quello che sei andato a creare nel corso di questi 50 anni di distribuzione automatica, che in tanti non conoscono, perché conoscono il brand Ristora. Sì, ma non conoscono chi l'ha ideato. Esatto. E allora vogliamo fare una piccola storia per dare, per premiare prima quello... di tutto volevo dire una cosa. Io in tutto questo non c'entro niente. È stato... Non c'ero! Se c'ero dormivo. No, davvero, davvero. Davvero mi sono ritrovato, mi hanno portato qui. Venga che facciamo vedere una cosa. Ho detto, ma chi ha fatto? Sono mica John Wayne, io che ho fatto tutto di mani. Eppure me lo sono trovato e devo tenerlo. Però non lungi da me da esibizioni o... E allora, fatto... e allora facciamo così, facciamo un giro da quest'altra parte... Sì. Ecco, facciamo vedere agli amici di VendingTV.it chi c'è in fondo a sinistra, che parte nel 1936. 38 lì? Lì, io, beh, no, io leggo 1936. Sì, però comprende questi due panni, ecco. Io avevo 2 anni, quindi non è che era... E spieghiamo allora che cosa è successo fra il 1936 e il 1950. Niente, facevo le scuole, ho fatto la terza avviamento, devo dirlo, purtroppo nel momento in cui dovevo andare a iscrivermi all'istituto tecnico per continuare, ho visto un manifesta, vieni in marina, imparerai un mestiere, vado in marina. E così sono stato 5 anni in marina come volontario. Fino al? Fino al... Vedi, questo qui ero quando ero negli incursori, per fortuna sono andato negli incursori della marina, lì quando giocavo a calcio. Male, ma insomma va bene. Male. Sì. Con la maglia del? Maglia della scuola di Buia. Terzo avviamento, serie... Non c'è più dello Z, non c'è. No. No, ecco, al massimo la Z. Ma tu sei sempre falsamente modesto. Hai creato qualcosa di bellissimo. Chi non ha all'interno dei propri distributori, tra i gestori italiani, o quantomeno non ha mai provato i prodotti Ristora? No, credo di no, insomma, vabbè, appunto. Ci sarà qualcuno, no? Non voglio essere così presuntuoso, ma tanti, poi, ma... Ma poi prima o poi ho detto, ok, Ristora. Io lo spero sempre, cioè poi l'unica soddisfazione che mi rimane oggi, no? No, non ho più speranze. Ma no, 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 ho non grandi... è vero. No, vabbè. Non è vero, non è vero. Ho un grande futuro alle spalle, questa è una cosa... Un grande futuro alle spalle, è bellissima. Luciano, allora, siamo al 1957, cosa accade? E nel 1957 non accade niente, nel 58 vado in congedo, incomincio a fare il rappresentante a Verona per questa, perché che nessuno lo conosce, ma quella volta era famosi, no? C'era uno slogan che cantavano tutti, sì. Sì, sì, non è vero il che jingle, tutto... il sì, jingle, sì. Non è vero che è tutto schifio. Non è vero che tutto fa brodo, è Lombardi il vero buon brodo. Che minestre, che pietanze, che ragù! Il buon brodo Lombardi dà alla minestra e alla pietanza più sapore e più sostanza. Non è vero che tutto fa brodo, è Lombardi il vero buon brodo. Alla sera, la mattina, una mano in cucina mi dà. Lombardi, c'è bon! Lombardi! Ecco, questo... Due anni di grande... chiamano la fame, perché guadagnavo 60.000 lire al mese, dovevo pagarmi la macchina, dovevo pagarmi la stanza per la signora, mangiare, poi sulla rivista c'è scritto tutto un po' la storia, e visto che c'ero un po' bravino mi hanno promosso ispettore, si chiamava una volta, qui ero nel 1960 e quindi nel 60 ho fatto 60-62 in giro per l'Italia, per le comunità,
a recuperare rappresentanti, a mettere dei rappresentanti nuovi dove non funzionavano. E poi firmi cambiali per 20 milioni di lire. Sì, 20 milioni di lire, ma erano soldi quella volta, io non ce l'avevo. Caspita. Comunque, ho firmato cambiale anche per quella, la prima macchina, ho firmato cambiale, avevo il braccio 1100. Che mi stancava. Sì. Bene, poi sono andato a guadagnare un po' di più, nel frattempo mi sono fatto esperienza, finché ho trovato, avevo un mio concessionario, con cui andavo in affiancamento, il suo venditore, e portavamo grandi risultati. E questo mi ha proposto prima un 20, poi un 30, io ho sempre detto di no, al 50 ho detto va bene. E quindi sono entrato in società, dopo 2 anni l'ho liquidato perché era un po', come dire, un po' vecchiotto di concetti, no? Quindi poco audace. Audacia è un po' una parola grossa, diciamo privo di iniziativa. Bene, e così è cominciato, fino a che allora la storia è lunga, insomma è un po' lungo raccontartela tutta. Vabbè, noi nel frattempo cerchiamo di sintetizzarla partendo proprio dal 1966. Da cosa è nata anche la mia fortuna? Dal mio lungimiranza nel latte in polvere. Ecco. E il latte in polvere veniva regalato alle istituti e alle comunità religiose dalla Pontificia Opera di Assistenza di Roma. E ne avevano in abbondanza queste sorette, gli economi degli ospedali che avevano un'entratura notevole. Sono pensante, mi cerchi di sistemarmi questo latte anche per poco. E io penso, ho trovato un fabbricante di surrogato. Allora io gli portavo il latte, ci guadagnavo bene, lui mi dava il cioccolato e ci guadagnavo bene, finché ho scoperto il latte granulare, che è stata una sorpresa, e da lì mi sono buttato all'inizio nelle comunità religiose. Poi in quel periodo stavano incominciando a calare le vocazioni, volevo dire una cosa ma non posso. Dove ero rimasto? Sì, alle comunità religiose. Però avevo cominciato a leggere nel 63, vidi il primo distributore automatico, ma lo vidi così e ci feci caso, finché nel 65 vedevo da un grossista che vedevo tutti questi nomi strani, Cantina Italiana, Drinkomati, Corzan Gianni, e io me li memorizzavo. Chiedevo, ma cosa se ne fanno? Sono quelli che le mettono nelle macchinette, andiamo a vedere. E così ho incominciato, da lì poi è venuto fuori, la mia fortuna è stata il latte. Latte in polvere, ma anche il cioccolato, ma anche successivamente il tè, e poi negli ultimi anni il ginseng. Ginseng e poi tutti gli altri ne facciamo dei prodotti. Poi nell'85 circa avevo capito che non potevo andare oltre a una grossa percentuale di mercato, no? C'era Nestlé che era in calo, e insomma gli avevo un po' raccattato un po' tutto io questi qui, per cui avevo capito che non potevo arrivare al 100%. Qui ho cominciato a pensare alla grande distribuzione e lì naturalmente abbiamo fatto. Poi è stato nel 90, se ben ti ricordi, c'era McEnroe, sì, che fece quella pubblicità al tè Lipton, mi sembra, sì. E da lì è cominciato veramente una richiesta notevole, non ce la facevamo a stare dietro le consegne. Però una bellissima soddisfazione. Sì, e poi naturalmente da lì siamo arrivati ad avere oggi 1000 referenze, perché serviamo un po' tutta la grande distribuzione, tutti i discount, naturalmente con marchi diversi. E ogni marchio diverso, se tu pensi nel tè, quando ti comprano il tè, ti comprano il tè deteinato, la camomilla, due, tre altri, quattro prodotti, quindi devi fare tutti questi articoli con incarti ad hoc. Quindi il primo investimento è quello dell'incarto. Sì, per forza. No, il primo investimento le macchine per fare, no? I filtri che costano un patrimonio, però immediatamente dopo c'è l'incarto. Sì. Ho avuto sempre coraggio perché ho comprato la prima macchina, costava, mi ricordo, 1.200.000.000. Cambiali? No. Basta cambiali. basta interessi, sono 40 anni che interessi orticaria mi fanno venire. Ecco. Ma no, dico, ho comprato sta macchina perché mi piaceva, talmente bella, talmente complicata, e ho pensato, posso permettermi un quadro, che ne so, di Modigliani? Sì, non voglio il quadro, voglio questa macchina. Però non sapevo come cavolo mandarla avanti. Ho avuto anche lì un po' di, chiamiamolo con un francesismo, sedere, perché si dice in un altro modo. Certo. Vedi Crozza. Possiamo anche dirlo tutto sommato. Sì. Diciamo che hai avuto una gran fortuna.
e anche una grande audacia. Chiaroveggenza, perché avevo pensato che non c'era nessuno che faceva il private label per tutte queste te, no? E quindi noi siamo entrati in tutte le grandi distribuzioni, ma la macchina ha una storia, perché la prima l'avevo chiamato, le mettevo il quadro, cioè Valeria Marini nei suoi tempi era bellissima, no? Valeria Marini. Valerione. Sì, con la stessa fortuna ho trovato un tecnico che era veramente in gamba, che doveva stare un anno, è stato 22 anni, e quindi ha istruito queste macchine, e oggi sono circa 24-25 di questo, no? Quindi facciamo diverse centinaia di milioni di filtri e stiamo espandendoci ancora. Da lì è nata la camomilla, è nato il ginseng, è nata tutta una serie di prodotti per la grande distribuzione che hanno portato a... Luciano, oggi a 80 anni e a 60 anni di distanza, hai 80 anni di età, ma a 60 anni di distanza dall'inizio di questo processo... 58. Che... 58, vabbè, diciamo siamo ormai quasi ai 60 anni. Dopo 58 anni dall'inizio di questo processo, se fai step by step nella tua mente, cosa vedi? Vedi tu che con la valigetta in mano cominciavi a vendere e poi cos'altro? Emilia con la valigetta in mano, io partivo il lunedì, tornavo il sabato, ecco. E quindi il sabato facevo i clienti di Brescia e poi facevo tutti gli altri clienti durante la settimana, l'ho fatto per tanti anni, quindi dal 60, anzi prima, perché poi quando ero ispettore a Lombardi mi schiaffarono subito a Trapani a cercare a Caltanissetta, cose che non ti dico, a cercare rappresentanti per le comunità. E dopo andare a cercare questi distributori, non esistevano elenchi, non esisteva confida, dovevi andare passaparola dai costruttori che ti davano ti dicevano ho servito questo, questo e questo. E quindi è stato tutto un... Però, come ti dicevo, la più bella soddisfazione è che ho clienti da 50 anni e lo vedi, no, la gente che... E questa è la più bella soddisfazione che hai, essere stato... una persona per bene, corretta, che non ha mai dato adito a voci o non voci, e soprattutto grazie anche ai collaboratori che non è che ho saputo scegliere, sono capitati, ho sempre avuto fortuna in questa, quindi bisogna dare atto che... Sei stato un ottimo padre di famiglia, sì, perché i dipendenti vengono comunque fuori così come il proprio titolare va a pilotarli. Si cerca appunto anche sui giovani di dirgli cosa sono le cose importanti nella vita. Il denaro è importantissimo, certo, però poi raggiunto un certo cifro non ti serve. Voglio dire, se non fai... non voglio fare paragoni, ma dico c'è gente che pensava di avere il distributore automatico, va lì col cappello, prende i soldi e tutti gli anni sarà meglio, e invece no. Io sono stato sempre previdente, ho pensato che prima ci sono i dipendenti, c'è il fisco, ci sono i fornitori e poi se resta qualcosa è per te, e sono andato avanti col concetto di dire accumula dei soldi perché non sarà sempre così. Quest'anno ho guadagnato, spero di guadagnare di più anche così o di più il prossimo anno, però potrebbe non essere così, e quindi non ho lo Stato che mi sostiene o che mi dà lo stipendio. E con questo concetto io ho messo su questa azienda, che ho investito sempre gli utili continuamente in macchine eccetera, per cui mi sono trovato veramente bene, non ho problemi. Sì, cioè c'è scritto in quell'intervista che ho fatto che trova il lavoro che ti piace e smetterai di lavorare. Queste sono pillole di saggezza. Voi giovani e meno giovani che andate ad ascoltare ciò che ha detto Luciano Pensante negli ultimi minuti, dovreste far tesoro di una serie di concetti che si racchiudono davvero in pochissime parole dette una dietro l'altra. Sono dei concetti che sono alla base del principio dell'industriale di turno, che ha una visione vecchia ma sempre stabile e realistica di questo settore, sì, pragmatica, concreta, molto pratica, però è anche e soprattutto una visione futuristica, perché queste sono le basi per un buon futuro. Tu pensa che pochi mi hanno detto ma come fai? Io ho un figlio che fa marketing in azienda, che però non ha altri interessi.
io ho avuto il coraggio già di dire che chi si siederà lì è il mio vice Angelo Romano, che è una persona eccezionale, perché è inutile mandare a cantare sul palco uno che non ha voce, giusto? Poi non gli interessa proprio, no? Perché e quindi dico, sanno già tutti che chi si siederà con la mia poltrona sarà Angelo, che accunderà l'azienda meglio di me, perché io ho 50 anni di esperienza, lui ha una grande mente ed è, come dire, apprezzato da tutti per la sua linearità, per la sua capacità, ha una grande intelligenza e quindi farà della Pronto Food sicuramente migliore. Ascolta, tu in 50 anni sei riuscito ad avere rapporti con praticamente con tutti coloro che hanno fatto vending, da Epaminonda Scaltriti, detto Titti, ecco, a tutti gli altri, io potrei fare centinaia di nomi. Sì. Ecco, li hai conosciuti davvero tutti? Beh, adesso tutti no, ma diciamo quelli che contano sicuramente, gran parte. Tutti coloro che comunque oggi rappresentano dopo molti anni il presente per il vending e diciamo anche conosco una parte anche del futuro. Figli, però sì, perché le generazioni nel frattempo si sono cambiate. Evidentemente è stato un privilegio lavorare in questo settore. C'è qualcuno che ricordi con cui hai veramente un feeling? Che esistono o che non ci sono più? Diciamo fra quelli del passato e fra quelli del presente. Ma quelli del presente, insomma, ce n'è tanti. Comincio da Cesare Ceria, a Foglia e Pavero, che sono degli amici, Bernasconi, piuttosto che José Catarinuzzi, tutto il gruppo Illiria. Sì, ma potrei elencarne, non vorrei, sono tutti amici. Sì, amici è una parola forte, però diciamo sono degli ottimi clienti, perché ottimi clienti, hai citato anche il 40% del fatturato italiano del vending in poche parole, però in realtà sono anche i veterani, sono coloro che hanno cominciato allora e che non solo resistono ma crescono. Ho dimenticato Albiero, che è un grande amico, ha un gruppo molto forte, ma un po' dappertutto insomma. Poi all'estero abbiamo anche molti amici all'estero da tanti anni ormai. E qual è il futuro del vending? Boh. Io mi auguro, spero che ci rimanga qualcosa. Voglio dire, hai visto anche con queste faccende d'antitrust, una cosa assurda, no? Perché qui veramente mettono in gioco centinaia forse di persone, di impiegati, di addetti ai lavori. Speriamo che abbiano il buon senso di capire, dategli una multa. Dite così non lo fate più, se no siete dei cattivi, però mi sembra una cosa assurda, insomma, quella che hanno chiesto. Quello che vedo, diciamo che si spera che si stabilizzi. Io non credo in una ripresa dell'occupazione a breve. Nel lontano, ancora peggio, secondo me, non vorrei essere pessimista, ma con la tecnologia che avanza, come ci sono tutti i robot e tutte le aziende si attrezzano per essere più competitive, io che ne so io che domani non inventino anche gli operai robot pensanti. Ho visto l'altro giorno un ristorante con robot che arriva, porta il cibo, saluta, fa tutto e se ne va. Ma quando sono posti di lavoro in meno, certo. Impiegare in altri settori, boh, non lo so, quindi spero di sbagliarmi, perché ma non ho molta fiducia di un incremento dell'occupazione, al di là di quello che dicono i nostri politici tutti i giorni. Spero di sbagliarmi, però ho sempre avuto un principio nella mia vita, una regoletta. Pensa male, se viene il male sei un po' preparato, se non viene questo male sei felice. È spicciola, però è così, no? No, è concreta, se tu è pensi reale. Peggio, ti prepari anche mentalmente. Se poi viene bello, vedi come una bella giornata di sole dopo un temporale. A 58 anni di distanza, tu torneresti indietro ai tempi del buon brodo Lombardi? E se sì, rifaresti tutto quello che hai fatto? Ah, proprio penso di sì, naturalmente eviterei gli errori che ho fatto anche. Tu cosa dici? Sono tanti gli errori fatti secondo te? O comunque anche gli errori hanno contribuito a costruire ciò che è il... Non grossi errori, però certe volte... Diciamo che sono sempre stato presente dove c'era l'acquisizione delle aziende,
precorrendo altri che potevano essere, quindi sono rimasto quasi solo, insomma. Però ci ho speso dei soldi e ho avuto il coraggio a farlo, anche perché poi, come ti dicevo, no, i soldi servono. Per me la cosa più bella è investire in macchine, perché per la mia vita le macchine fanno lavorare gli uomini, innescano poi un meccanismo, le famiglie, sono 220 persone che contano su di me più degli altri, e quindi diventano responsabilità anche per chi è di una povera famiglia come me, che non è nato ricco, per cui hai capito? Perché? Luciano, grazie, 80 anni spesi bene, 58 spesi ancora meglio. Guarda che anche una parte, grande parte, anche da quei collaboratori che sono là dietro. Sì, sono quelli che ora la camera sono a riprendere, esatto. Perché sono quelli che poi hanno costruito giorno dopo giorno. Questo laggiù in fondo è Piero, che è un autista con me da 45 anni. Cioè solo 45 anni che tutti i giorni è andato in pensione, poi è ritornato perché stava bene, quindi è merito anche loro, eh? Questi sono i 5 commerciali, quelle sono le ragazze del laboratorio che quelle che inventano i prodotti nuovi, continuano a fare prove su prove, e quindi è merito anche loro, eh? Assolutamente sì. Ed è bello vedere che tutti si sono prestati a questo gioco, no? Del festeggiamento a sorpresa, sì, dei tuoi 80 anni, di questo 58esimo. Ho combinato un'altra parte, ma vabbè, non la parliamo. Quello, vedi, quello è l'Angelo, sì, dalla una ripresa, sì, quell'altro è Mario Zola, che sono i tre ragazzi a cui ho dedicato, ho regalato il 3% dell'azienda, l'uno, in modo da coinvolgerli sempre di più, e sono veramente bravi. Là c'è Simonazzi. Sì, Antonio Simonazzi e Titti Scaltriti. Una delle persone migliori che io ho conosciuto. L'ho intervistato 4 anni fa ed era una persona straordinaria. Bellissimo. Siamo stati a vedere la sua azienda, siamo stati al quarantennale. Siamo partiti insieme quasi, capito? Sì, me lo ha raccontato. No, lui è partito un po' dopo di me, però nei tempi Vendor Plus, un nome che inventa io, perché anche lì devo scrivere un libro, perché è troppo bello. No, tu devi fare un'intervista strutturata. Io ti ho preso sotto braccio, ti ho fatto un agguato, ho detto vieni qui che dobbiamo darti gli auguri in diretta, ma io devo venire in azienda da te con telecamera, cavalletto, e dico ok, parla. Sei un fiume in piena ancora ad 80 anni, oggi forse addirittura più di prima, è indispensabile che io venga da te, tu mi racconti la storia della tua vita e del vending, perché quanto tempo hai di fermarti? Parliamone. Una settimana, due? Ecco, appunto. Guarda che io lavoro ancora, eh. Sì, lo so, ed è questa la cosa bella. Sei attivissimo, tutti vengono da te, ho visto. Che io perdo con te, chi me lo paga? Me lo paghi tu, no? Parliamone. Ecco, parliamone. I diritti editoriali. Beh, sei carissimo, davvero. Vieni qui, facciamoci riprendere con alle spalle Angelo Romano, Mario Zola, Beppe Bisi. Quest'altra è una macchina per portare gli inabili, abbiamo l'altro giorno dato un pulmino e quindi cerchiamo anche di aiutare, sì, fare un po' di sociale anche. Sì, ecco. Sì, ed è una cosa perché bellissima. Che non potrebbe fare certi esami se non ci fosse quella macchina lì. Però, e allora Luciano, guarda, sono tantissime le cose che tu hai da raccontare. Io dicevo prima, mettiamoci con, esatto, facciamolo, mostriamolo agli spettatori, mettiamoci sotto questo stabilimento in modo da lo facciamo vedere a loro. Eccoci qui, è questo qui, amici, ed è è il tuo stabilimento attuale. Sì, ma ne manca un pezzo, ce n'è un pezzo, perché non puoi riprenderlo tutto, hai capito? Sì, vabbè, dai. E pensare che sei partito con il buon Brodo Lombardi. Sì, da rappresentante. Da rappresentante, naturalmente. Come titolare. Sì, ecco. 60.000 lire al mese, nel 58. E poi 20 milioni di cambiali. E 20 milioni di cambiali. 20 milioni di lire, attenzione. Sì, non di dollari.
Luciano Pensante, 80 anni, 50 anni di vending ufficiali, festeggiati quest'anno a Venditalia con uno stand bellissimo e una mostra fotografica che avete avuto modo di apprezzare mentre noi parlavamo, mentre io cercavo di tirar fuori il meglio da un uomo che ha delle, ha un talento strepitoso, lo ha dimostrato. Non mi hai dato nulla, non voglio nulla, ma devo dire... Diamo a Pensante ciò che è di Pensante, ed è giusto che sia così. Il tuo talento lo hai dimostrato con gli anni, continui a dimostrarlo dando fiducia e azioni. Russo, dai, non esageriamo nelle cose, non facciamola troppo grossa. Ho fatto delle buone cose come tantissimi altri, punto. Tu sei umile e si vede, sei modesto e si vede. Ma sei anche molto modesto, non vuoi dire le cose esattamente come sono. Ti dico, diamo... La mia non è una posa, è quello che penso. Se c'è una cosa, un mio difetto, è che quello che ho dentro sempre ce l'ho anche sulla faccia. Ed è una gran bella caratteristica, credimi. No, certe volte non è così. Beh, non è apprezzata da tutti, ma per me è una gran bella caratteristica. Saluta gli amici di Vending TV che nel frattempo hanno avuto la pazienza di ascoltarti e ascoltarci, ma che sono certo saranno stati contenti di andare a ascoltare te e tutto quello che sei andato a dire sulla storia dell'azienda molto in breve. Avremo modo di fare un'intervista più strutturata con te nell'ambito di Vending TV in tour nei prossimi mesi e sono certo che verrà fuori davvero una cosa molto bella, perché non faremo vedere solamente il tuo faccione che racconta, ma ascolteremo anche le voci di chi collabora con te, mostreremo l'interno del tuo stabilimento, faremo in modo da mostrare quanti talenti ti accompagnano in questa avventura commerciale che è diventata storia del commercio italiano. In quanti paesi siete presenti? In più di 60. Non sono certamente pochi. Cominciare dalle cifre di una certa importanza, magari a quello che ti compro magari 300-400 kg di cioccolato, però vanno a finire nei paesi più strani, insomma. 60 ufficiali, poi sono quelli che vengono fatti attraverso anche i rivenditori, i grossisti. Ed è una soddisfazione, dai. E allora Luciano, 30 secondi per te per salutare gli amici di VendingTV.it. Bene, adesso forse ha pompato un po' troppo l'amico Russo, però va bene, ho dai. Detto la verità. Quindi saluti a tutti, tanti auguri, sperando che aumentino ste battute e speriamo che aumentino un po' i prezzi, se no siamo tutti a carità. Certo. Non diciamo altro che la verità, i prezzi dovrebbero aumentare un po' perché sono fermi da troppo tempo. Un amico poco fa nei corridoi ha detto: ma sai, io se dico che i prezzi dovrebbero aumentare l'antitrust poi mi mette una multa. Ma perché? Diciamo la verità, null'altro. La verità, ci sono dei, oggi tutti gli appalti pubblici sono alla pari, qualcuno in perdita anche, tutti cercano di aggrapparsi alle proprie, e li capisco anche. Perdere una posizione significa anche tirar via delle portare via dei distributori già pagati e licenziare del personale o ridurre il personale. Quindi tutti cercano di stare aggrappati, magari andando alla pari, ma oggi è finita l'era dei guadagni facili, c'è da veramente da sputar sangue in certi. E su tutti gli appalti pubblici è così. Su tutti gli appalti pubblici sono la corsa al ribasso, perché chi c'è dentro non solo perde dei soldi, ma ha dei problemi con le persone, con il personale. Si sono visti recentemente gente licenziata. Quindi non diciamo niente di strano. Assolutamente no. Se io dovessi vendere i miei prodotti a quello che mi costano, avrei già chiuso. E allora, Luciano, grazie, grazie ancora. Amici, noi continuiamo. È stata davvero una bella sorpresa quella che anche noi abbiamo fatto con un agguato a sua insaputa a Luciano Pensante, perché abbiamo fatto un agguato alle sue spalle mentre lui stava chiacchierando con dei clienti, amici, perché i tuoi clienti sono per lo più amici. Beh, dopo 50 anni ci si vede veramente in modo schietto, in modo sincero anche, perché gli abbracci che ci sono sono reali. C'è il mio amico De Filippo qui che viene da Pisa ce n'è uno che si chiama Policoro, che viene in fiera solo per salutarmi. Lo conosci? Brava persona. Dalla Puglia, sì. È vero, Federico? Quello De Filippo è un altro gestore. Una persona da me conosciuta da tanti anni,
dal 62, mamma mia Luciano, quante ne abbiamo passate, vero? E tanti, eh? Quanti divertimenti. Divertimenti, siamo andati qualcosa di tutto quanto, però persona squisita, persona onesta, ogni parola data, Vangelo, veramente complimenti, grazie Luciano. Grazie, grazie a te De Filippo. E grazie a Franco De Filippi e grazie anche a Luciano Pensante, 80 anni ben festeggiati. Franco, avremo modo di vederci anche con te prossimamente. Grazie, senz'altro, senz'altro. Noi continuiamo a fare gli agguati, in fiera, fuori fiera. Fate del cerchio magico adesso, questo qui. Cos'è il cerchio magico? Cos'è il cerchio magico? Sono tutti toscani al governo. Il governo! E quindi magari, sai, può migliorare la sua posizione adesso. Lasciamo perdere la politica toscana. Pensiamo al vending, che è molto più sano. Grazie, grazie Luciano, davvero. Tanti auguri. Grazie, grazie. Ci rivediamo, dai. Sì, amici, voi, mentre loro si danno gli auguri in diretta, restate qui con noi perché tra pochissimo vedrete tante altre novità presentate a Venditalia 2016. Nel frattempo facciamo tutti insieme una foto mentre lui continua a riprenderci. Vabbè, tutto bene, tutto ok. Al grande Luciano, auguri, auguri, grazie, auguri. Grazie, grazie. Ricordate che sono tutti pagati. Chi 50, chi 70. Magari fosse così, Luciano, magari fosse così. Parliamone, per favore. Grazie, grazie. Ciao, grazie ancora, grazie anche a te. Amici, per il momento è tutto, ma da Venditalia non è ancora tutto. Restate con noi.